L'arrivo di ogni nuovo modello sul mercato rappresenta sempre una notizia. E se il modello in questione è un Alfa Romeo, allora la notizia si trasforma in un vero e proprio evento. Ecco allora la nuova Alfa Romeo Tonale. Si tratta di un modello molto molto importante per Alfa Romeo, non soltanto perché è la seconda vettura a ruote alte del Biscione, ma soprattutto perché si tratta del primo modello a portare l'elettrificazione all'interno della gamma Alfa Romeo. Sotto il cofano della nuova Tonale trovano posto propulsori abbinati a unità elettriche di vario livello. Si parte da un mild hybrid che vuole fare un po' il full, come quello oggetto della nostra prova, e si arriverà in un secondo momento a dei veri e propri plug-in con potenze fino a 265 cavalli. Un'auto quindi importantissima, che va ad inserirsi in uno dei segmenti di mercato più importanti in questo momento, il segmento C SUV. Alfa Romeo ha tutte le carte in regola per vincere ed ora vediamo piano piano come è fatta nei piccoli particolari. Si è fatto molto discutere sulla piattaforma della nuova Alfa Romeo Tonale. Doveva nascere sulla stessa piattaforma di Stelvio e Giulia, quindi la Giorgio. Poi con il passare degli anni e con l'avanzare del progetto, in Alfa Romeo hanno deciso di puntare invece sulla Small Wide del gruppo Stellantis, in comune con altri modelli come Renegade e Compass. La lunghezza della vettura raggiunge quindi i 4,53 m approssimativamente. Su questa piattaforma è poi stata tracciata la linea di questa Alfa Romeo Tonale, che è indiscutibilmente Alfa, a partire dall'anteriore con questo trilobo molto stilizzato, molto moderno nel design, che si unisce inglobando i gruppi ottici che finalmente portano su strada a marchio Alfa Romeo la tecnologia Matrix LED, con questi tre elementi luminosi che rimandano un po' alla storia del Biscione e ad altri modelli che hanno fatto la storia del marchio, come la SZ e più di recente la Brera. Importante poi il lavoro svolto dal punto di vista aerodinamico. Qui sotto sono presenti delle lamelle attive che si aprono e chiudono per migliorare i flussi d'aria che investono la macchina. Molto bella e molto sportiveggiante invece l'apertura qui sui lati del paraurti, che vanno ad incanalare l'aria che va poi ad investire gli archi ruota, scaricando la pressione che si genera qui all'interno. Pulitissima la fiancata, anche qui ci sono dei rimandi con il passato, con questa lunga nervatura che corre molto dritta verso il posteriore, dove troviamo un terzo volume di generose dimensioni, è molto molto ampio, fa sì che all'interno poi possa trovare spazio un vano di carico con una capacità minima in configurazione standard di 500 litri. Non sono pochi per una vettura, se considerate che è lunga 4,5 m all'incirca. Vorrei soffermarmi anche sul posteriore, perché anche qui i rimandi alla storia di Alfa Romeo sono tanti. In primis la forma dell'1.8, che anche qui rimanda, a me fa venire in mente la Brera coupé, con questa forma a V nella parte bassa. Bellissimi poi i gruppi ottici, che anche qui la firma luminosa LED rimanda a quella anteriore e vanno ad unirsi al logo Alfa Romeo qui nella parte centrale. Al fondo, nella parte bassa, il design di questo estrattore dà un tocco di sportività grazie a queste aperture, che però purtroppo non sono veri scarichi. Come vedremo in officina, in realtà lo scarico è lì sotto. Molto profondo anche il lavoro svolto all'interno dell'abitacolo della nuova Alfa Romeo Tonale, dove il linguaggio stilistico tipico di Alfa Romeo si sposa con elementi completamente nuovi e soprattutto molto molto tecnologici. Il protagonista all'interno dell'abitacolo è sicuramente il nuovo schermo del sistema di infotainment basato su Android Automotive. È estremamente veloce nel rispondere agli input dati dal conducente, e si sposa poi con un quadro strumenti completamente digitale e dalla grafica molto particolare, che rimanda un po' ai modelli del passato di Alfa Romeo, con questa grafica che ricorda un po'
le Giulia di un tempo, il tutto inserito nella classica forma a cannocchiale della plancia. A proposito della plancia, poi mi piace moltissimo questa texture sulla plancia, appunto, che è retroilluminata e quindi permette di fare dei giochi di luce sicuramente molto interessanti e che danno all'insieme un aspetto molto molto premium. Ma estetica e tecnologia a parte, questa è pur sempre un Alfa Romeo e come tutte le Alfa è fatta per essere guidata, e allora è il momento di capire come si comporta su strada prima di lasciarla nelle mani del direttore e di Francesco per capire in officina come è fatta nel sottoscocca. E allora partiamo dal cuore di questa nuova Alfa Romeo tonale. Del resto, una delle più importanti novità che porta al debutto questo modello è proprio l'elettrificazione nella gamma Alfa Romeo. In questo caso ci troviamo al volante di una probabilmente delle motorizzazioni più interessanti presenti a listino. Si tratta del 1500 turbo abbinato ad un sistema di sovralimentazione tramite un turbo a geometria variabile, una soluzione molto molto interessante su un modello di questa categoria. Ha una potenza massima, in questo caso dell'esemplare che stiamo guidando, di 160 cavalli, ma volendo c'è anche da 130 cavalli, il tutto abbinato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La particolarità di questo sistema è data dal fatto di essere abbinata ad un modulo elettrico con una piccola batteria posizionata proprio qui sotto il tunnel centrale, che quindi non va a rubare spazio al resto dell'abitacolo, che alimenta un motore elettrico solidale al cambio, montato dentro il cambio, con una potenza di 20 cavalli e 55 Nm di coppia. Allora, sulla carta si tratta di un mild hybrid, se vogliamo, ma che di fatto si comporta come se fosse un full hybrid. Infatti, viaggiando a velocità contenute e diciamo in un contesto prettamente urbano, ecco che la tonale riesce a muoversi sfruttando molto molto spesso questo sistema elettrico, quindi soprattutto nelle partenze da fermo, in retromarcia, in tutte queste condizioni in cui non è richiesta tanta potenza, la tonale riesce a muoversi quindi sfruttando unicamente la spinta del motore elettrico, una soluzione sicuramente molto interessante. Veniamo poi al capitolo handling, uno dei capitoli più importanti ogni volta che si parla di Alfa Romeo. Allora, diciamolo subito, questa non è una 4C e a ben vedere non è neanche una Stelvio, perché la piattaforma qui è sicuramente meno ricercata e sofisticata rispetto a quella appunto della sorella maggiore Stelvio. Nonostante questo, i tecnici Alfa Romeo sono riusciti a mettere a punto un telaio in maniera davvero molto efficiente. Lo schema sospensivo è costituito da un MacPherson all'anteriore, un MacPherson anche al posteriore, e il risultato è una macchina che si guida sorprendentemente bene. Nonostante gli oltre 4,5 metri di lunghezza, alla fine tra le curve non si ha mai la sensazione di guidare una macchina di queste dimensioni, sembra sempre più piccola di quello che è. Non è male neanche lo sterzo, anche se devo dire che si sente che è molto demoltiplicato, quindi soprattutto nella prima fase di sterzata si entra in curva con un certo angolo, poi si ha come la sensazione di dover correggere tra virgolette un po', e quindi insomma ci si trova a giocare un pochino con questo sterzo, che comunque restituisce sempre un bel feeling, devo dire. Mi piace anche la frenata, qui il sistema di recupero dell'energia c'è naturalmente come su tutte le vetture ibride elettrificate, ma non è mai troppo invadente, quindi la risposta che si ha sul pedale è sempre molto molto naturale, e oltretutto questo sistema ha quattro pompanti all'anteriore con dischi da ben oltre 300 mm di diametro. Cavolo, restituisce davvero delle frenate di tutto rispetto. Buona anche la spinta del propulsore, i 160 cavalli qui ci sono e si sentono tutti, basta premere a fondo il pedale dell'acceleratore per sentire la tonale spingersi in avanti con decisione.
Il cambio è molto veloce tra una marcia e l'altra, mette in luce qualche piccola incertezza soltanto quando gli si chiede il massimo delle prestazioni, quindi di scalare qualche marcia all'improvviso. Soltanto in quel momento risulta leggermente lento appunto a capire quale rapporto inserire. Una volta fatto però i passaggi da un rapporto all'altro sono davvero molto molto veloci. Tra le curve, come dicevamo, il comparto sospensivo rende la tonale molto molto guidabile, molto piacevole da guidare. Il rollio non è troppo accentuato, la macchina è sempre bella stabile, anche in frenata il beccheggio è molto limitato, quindi insomma ci si trova a disegnare delle traiettorie sempre molto molto precise. A contribuire a questa dinamica molto coinvolgente della tonale è sicuramente anche il peso. Qui l'ago della bilancia si ferma pochissimi chili sopra la tonnellata e mezza. Questo significa appunto che la tonale, anche quando si ha voglia di alzare un po' il ritmo e divertirsi un po' tra le curve, riesce ad essere sempre molto piacevole e molto precisa, rispettando in pieno quello che è il claim da sempre di Alfa Romeo legato al piacere di guida. Qui di piacere ce n'è, ma c'è anche tanta tecnologia. Si sente che finalmente Alfa ha fatto un grande salto avanti oggi, non soltanto dal punto di vista dinamico ma anche tecnologico, andando un po' a colmare quello che forse era un po' mancato con Giulia e Stelvio, che erano ineccepibili dal punto di vista della dinamica di guida, mentre peccavano un pochino per quanto riguarda l'aspetto tecnologico in tante piccole cose come i fari Matrix che qui ci sono, un sistema di infotainment connesso e all'altezza che qui c'è e si sposa con un bellissimo quadro strumenti dall'aspetto vintage ma dai contenuti molto tecnologici. Insomma, il passo avanti qua è notevole, il piacere di guida resta, questo è davvero il futuro di Alfa Romeo. Dopo aver fatto la prova su strada, abbiamo portato l'Alfa Romeo Tonale, l'ultima creatura della Casa del Biscione, in officina, come sempre nell'officina GF Auto di Andezeno, che c'è da sempre una mano per sollevare le vetture sul ponte. Tonale è una macchina tradizionale dal punto di vista della meccanica, ma è stata calibrata dai tecnici Alfa Romeo per dare delle prestazioni e delle dimensioni, soprattutto di carreggiata e di passo, adatte a un mezzo che ha delle velleità anche sportive. Sull'avantreno non ci sono novità sostanziali, le sospensioni sono di tipo McPherson, quindi tradizionali, dove vediamo il braccio inferiore in lamiera stampata con una prolunga in alluminio che va a portare il supporto al mozzo e ha creato la dimensione necessaria a dare la carreggiata adatta a questo tipo di vetture, che c'è un'impronta molto, molto aggressiva sulla strada e pneumatici, come vedete, di sezione piuttosto, piuttosto alta. Altre particolarità dal punto di vista meccanico non ce ne sono, tutto è nella tradizione di questo tipo di sospensione. Quello che vediamo invece dal punto di vista aerodinamico sul sottoscocca sono queste ellipse nella parte centrale e anche davanti alle ruote che hanno la funzione di aumentare, diminuire diciamo la lift force e quindi tenere la macchina più schiacciata a terra in velocità. Sempre per ragioni aerodinamiche si vede che il fondo è tutto molto ben carenato, eseguito in modo impeccabile, sono dei pannelli in plastica preformata, ben agganciati e ben fissati alla struttura. Proseguendo nella parte centrale del sottoscocca, osserviamo ai lati che le carenature in plastica proseguono e quindi danno continuità a quella parte anteriore ben carenata. Qualche dettaglio importante sempre per l'aerodinamica è addirittura la creazione di questi pozzetti per il sollevamento dell'auto, che sono poi a loro volta protetti da un coperchio in plastica proprio per dare miglior continuità alla superficie inferiore. Al centro della scocca ovviamente si è trovato lo spazio per la batteria. Ricordiamo che il motore è ibrido, quindi ha un'alimentazione termica ed elettrica, e queste sono le batterie che alimentano il motore elettrico e vengono ricaricate in fase rigenerativa, quindi in frenata. Le batterie sono messe molto basse, quindi non vanno a disturbare
quello che è il volume interno dell'abitacolo, e sono legate, diciamo, trattenute sulla scocca da una serie di staffe in metallo che contribuiscono anche a legare, diciamo, le due parti della monoscocca e quindi a aumentare la rigidezza torsionale del complesso. Proseguendo verso la parte posteriore vediamo che la linea di scarico ha dovuto essere modificata per poter aggirare appunto il pacco batterie, però nel complesso l'andamento è molto lineare, è stato ben isolato anche il calore verso l'abitacolo e quindi non ci sono delle osservazioni particolari da fare. Dopo aver descritto la parte anteriore del sottoscocca, proseguiamo l'analisi con la parte posteriore e ci concentriamo sulla sospensione. La sospensione come schema è un MacPherson, anche questa, ma è un po' più sofisticata di quello che uno potrebbe aspettarsi. In realtà all'Alfa Romeo hanno cambiato e allargato la distanza fra i due bracci inferiori, tra l'altro consentendo al braccio posteriore più lungo di correggere la convergenza della sospensione, quindi della ruota, durante la sua escursione verticale. Il braccio anteriore è più corto, quello posteriore è più lungo, e questo appunto, essendo un trapezio, durante la sua escursione cambia l'angolo della sospensione. Questa è una soluzione molto interessante perché possiamo già, come abbiamo anche visto su strada, ha contenuto molto il sovrasterzo in rilascio, una soluzione molto per la sicurezza attiva. Interessante notare che il comando della barra stabilizzatrice è completamente in plastica, questo perché l'assillo di tutti i tecnici è ridurre i pesi. Ridurre i pesi è fondamentale, specie i pesi di movimenti veloci come quelli che riguardano le sospensioni. E avere questa soluzione qui, che però funzionano evidentemente, è una soluzione sicuramente interessante. Proseguendo poi invece con la parte posteriore che chiude il veicolo nella parte inferiore, abbiamo il terminale di scarico col silenziatore che è inclinato, anche questo per favorire, diciamo, per dare una inclinazione al flusso d'aria, diciamo che la funzione un po' di estrattore, e questo favorisce il deflusso dell'aria favorendo ancora lo schiacciamento del veicolo. Concludiamo l'analisi della parte posteriore descrivendo il terminale di scarico che finisce nel silenziatore di una forma particolare, è inclinato cercando di, diciamo, favorire una certa estrazione dell'aria, come se fosse un estrattore vero e proprio. Comunque in ogni caso è a favore dell'estrazione dell'aria e quindi aumenta anche in questo caso il carico verticale. Ultima nota, il terminale conclusivo è tagliato a fetta di salame. Questo permette di avere una, diciamo, una visione priva del tubo di scarico osservando il veicolo dal posteriore. Andando un po' più sotto la lente di questa nuova Alfa Romeo, cosa osserviamo? Osserviamo che l'attacco inferiore del braccio della sospensione MacPherson è costituito da un grosso supporto che tiene molto bene, evidentemente, il carico che viene generato quando il veicolo frena o quando il veicolo subisce delle accelerazioni laterali. Interessante anche qui, come abbiamo visto nel posteriore, il comando della barra stabilizzatrice che è in plastica. Questa è una soluzione originale, vediamo, molto interessante dal punto di vista tecnico. Tra l'altro la barra stabilizzatrice qui è molto grossa, quindi evidentemente hanno fatto un ottimo studio. Per completare l'aspetto sportiveggiante di questo veicolo, vorremmo far notare la bellissima e importante pinza anteriore, a doppio pompante, con colorata di rosso, che di produzione Brembo, molto bella, molto interessante, che dà molta stabilità e molto controllo durante la frenata, specie quando si impegna al limite il veicolo. Tutta questa bella sospensione è incorniciata, come ultima osservazione, vorremmo dire qualcosa su questi Lockerit, che sono veramente ben progettati, molto sofisticati con gli scarichi e con gli attacchi e accoppiano molto bene in questo vano abbastanza ampio che contiene questa complessa sospensione anteriore. E insomma, l'Alfa Romeo Tonale è un'auto fondamentale per lo sviluppo del brand Alfa Romeo.
porta l'elettrificazione in gamma e lo fa comunque conservando e rispettando la storia sportiva del marchio. Questa sicuramente non è un'auto in grado di dare le stesse emozioni che sa dare una Giulia in un percorso tutto curve, ma è sicuramente ciò che serve e servirà ad Alfa Romeo per guardare al futuro. Un futuro sicuramente più tecnologico di quello che è stato fino ad oggi il brand Alfa Romeo, orientato sicuramente alla mobilità più sostenibile, ma sempre comunque nel rispetto dei valori del marchio, che passano anche e soprattutto per la sportività. Ora, dall'Alfa Romeo Tonale è tutto quanto e quindi come sempre non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e invitarvi a continuare a seguirci su tutti i nostri canali social, sul sito autotecnica.org e come sempre l'appuntamento è in edicola.